Finisce 1-1 il match tra la vice capolista e la penultima della classe, incontro vivace con diverse occasioni da gol che alla fine non appaga la compagine sangrina. Si parte con una Val di Sangro arrembante che scende in campo con le tre punte col chiaro intento di aggiudicarsi i tre punti, ma i ragazzi di Mister Cosco peccano in lucidità e sciupano diverse azioni da gol. Il primo sussulto arriva al sesto, cross di Piperista dalla destra con Galetti che schiaccia troppo, permettendo alla palla di alzarsi sul legno. Gli ospiti si mettono in evidenza pochi minuti dopo, con una punizione di Fattizzo. Carfagna non trattiene, ma i neretini mancano il tapin, facendo tirare un sospiro di sollievo ai biancazzurri. La nuova Nardò insiste e al sedicesimo si rende ancora pericolosa. Muyesan riceve in area, si gira bene e batte sul primo palo, lambendo il montante. Sul rovesciamento di fronte Piperissa fallisce clamorosamente, sponda di Spinelli e da pochi passi il bomber alza di testa sulla traversa. La pressione sangrina non cala, ma il gol non arriva. Così al 32esimo ci prova Spinelli, raccoglie sulla tre quarti, si porta in zona tiro e conclude alla destra dell'attento Schettino. Però l'ultimo brivido del primo parziale è per i sangrini, punizione del solito Fattizzo e Muyesan alla palla buona per sbloccare il risultato. È prodigioso Carfagna dapprima a respingere in uscita e poi a deviare in corner la ribattuta di Prisciano. I rischi non sono finiti perché sugli sviluppi del corner ci prova l'ex Bonanno che di testa indirizza di poco fuori. Si va così a riposo sul risultato di 0-0, ma durante la pausa un assistente del signor Maiolani accusa un problema fisico e non riuscendo a tornare in campo costringe un tesserato per squadra a improvvisarsi guardaline. I due trainer invece confermano l'11 iniziale e al quarto minuto Piperissa dalla sinistra scalda le mani a Schettino che devia il bolide in corner. Qualche giro di lancetta e la Val di Sangro ancora sugli scudi, Spinelli in affondo cerca il pallonetto, ma Schettino è prodigioso e rimedia sulla ribattuta. Galetti non punge alzando sulla traversa. La risposta neretina arriva ancora una volta da calcio piazzato, punizione sulla tre quarti di Fattizzo e Di Tacchio chiama Carfagna un intervento maiuscolo. È il preludio al gol perché tre minuti dopo il giovane Granata non fallisce e di testa trafigge Carfagna. La gioia ospite dura poco perché cinque minuti dopo i sangrini agguantano il pareggio. Traversone con contagiri di Di Giulio, Spinelli manca l'aggancio ma Margarita no, stoppa e scaglia in rete il gol del definitivo 1-1. I sangrini continuano a cercare con insistenza la rete, ma peccano in precisione. Così al 45esimo Galetti spara alto un invitante pallone, servitogli da Piperissa. E nei minuti di recupero Lannutti manca il colpo del KO dal limite. Si chiude così una gara che lascia l'amaro in bocca alla troupe del presidente Pellegrini, che non assapora la vittoria casalinga dalla quarta di ritorno. Mister Cosco, una Val di Sangro gagliarda, ma una Val di Sangro che non riesce a vincere in casa da troppo tempo. Perché? Ma purtroppo abbiamo questa sindrome della parigite, una partita che pensavamo di poter far nostra, però abbiamo avuto delle difficoltà. Innanzitutto bisogna dare anche merito al Nardò perché ha fatto una partita molto ma molto attenta, ha fatto levo sulla sua grande difesa che ci ha impedito di giocare. Abbiamo avuto qualche problemino a centrocampo, ma questo lo sapevamo e loro ci hanno chiusi bene. Però noi abbiamo avuto diverse occasioni, è normale che se non riesci a trovare il gol poi le partite diventano difficili. Anche perché loro, ripeto, hanno fatto una buona partita, soprattutto sotto l'aspetto difensivo. Mister Leo, un pareggio importante, come riuscite a fermare questa Val di Sangro a trazione anteriore? Onestamente noi questa squadra, Val di Sangro, lo temevamo, noi non la temevamo, no? Come siamo riusciti a fermarla? In questa maniera, innanzitutto perché stiamo discretamente, perché da quando sono venuto onestamente i ragazzi hanno capito che per poter tenere acceso il lumicino della salvezza bisognava fare sacrifici. Ci stiamo sacrificando e è per questo motivo che noi siamo riusciti a fermare questa squadra, altrimenti con un'altra mentalità, con quella classifica sicuramente non ci saremmo riusciti. Abbiamo sofferto, abbiamo avuto le nostre occasioni, potevamo vincere, potevamo anche perderla, però lo spirito è quello del sacrificio che ci contraddisterà fino a fine campionato, altrimenti non ce ne usciamo da questo tunnel.